Siamo con Duilio Campagnolo, presidente nazionale di FuturAgre. Oggi parliamo di un argomento estremamente delicato che è quello delle biomasse. Delicato perché forse non sempre siete riusciti a trasmettere alla gente, a chi ci ascolta, un ragionamento che possa essere il più serio, il più razionale e il più certo per farci capire un processo anche di carattere economico estremamente articolato ed estremamente importante perché coinvolge l'ambiente. Tutto quello che riguarda l'ambiente è di facile speculazione. Possiamo mandare quindi un messaggio sereno, un messaggio sicuro. Che cosa sono prima di tutto le biomasse e perché il nostro paese ha fatto questa scelta nel settore, se vogliamo dire, anche dell'agricoltura industriale. Ma dirò questo partendo un po' da lontano. Innanzitutto bisogna fare riferimento alle decisioni prese a livello mondiale ed in particolar modo a Kyoto per quanto riguarda la diminuzione dell'uso del petrolio, quindi dell'energia fossile nel mondo per gli aspetti che riguardano ozono, CO2 e via dicendo. Quindi queste sono le decisioni prese per diminuire entro il 2020 del 20% dell'utilizzazione di questa energia fossile. E questo si basa, questa decisione, sulle energie alternative, sostitutive, e i biogas fanno parte di questo pacchetto qui. Cosa vuol dire questo? Esigenza, questa necessità. Innanzitutto, primo, che il mondo dell'agricoltura si è messo subito a disposizione per quanto riguarda questo settore, dicendo va bene, se c'è da andare avanti con questo progetto a livello nazionale, a livello mondiale, noi siamo disponibili a dare un apporto imprenditoriale a questo settore. Sia in materia di produzione delle risorse per far andare avanti il biogas, sia per quanto riguarda tutto il servizio che necessita, diciamo, a dare sia una mano, ma dare anche gli impegni di carattere di investimento di capitali per quanto riguarda questa filiera estremamente importante a livello nazionale. Perché basti pensare che circa 250.000-300.000 ettari di mais e quindi di cereali o mais o triticale devono essere diciamo, considerati inerenti a questa filiera qui e quindi strumento per la produzione dell'energia, quindi del biogas e del metano. C'è una situazione che dobbiamo dire. Noi ci è mancato in questi ultimi 10 anni una grande opportunità, la produzione dello zucchero. Difatti la produzione dello zucchero in Italia è arrivata sì e no a 50, diciamo a 50.000 quintali di zucchero, anzi rettifico. A 50.000 ettari di investimento, che vuol dire circa 2 milioni di produzione di zucchero. Questo vuol dire che abbiamo perso questa opportunità. Avere questa nuova opportunità per l'agricoltura vuol dire dare spazio di investimenti e dare spazio al mondo agricolo anche su questa filiera qui. Ecco, emerge da questa sua riflessione un elemento che ci fa, e apriamo una nuova parentesi, seppur breve, ci fa un attimino pensare. Il ruolo che ha il nostro paese, quindi il nostro governo in Europa, in base alla politica agraria. Perché fino a una decina e qualche anno, forse più, noi nel settore dello zucchero eravamo leader mondiali, possiamo solo pensare che in un territorio
estremamente vicino come quello che stiamo oggi trasmettendo, avevamo una presenza importante della struttura industriale, quindi dei zuccherifici, Ceggia, avevamo l'Eridana Villanova di Marzotto, cioè quindi l'Italia da paese leader europeo è diventata la Cenerentola europea dello zucchero. Allora voi dal punto di vista, se non ho capito male, agricolo dite c'era questa opportunità che è stata messa a disposizione per accordi sia internazionali che europei, anche perché altri settori sono stati tolti dalle stesse politiche agricole europee. E questo si amplia questo ragionamento nostro, perché qui va di mezzo un discorso di carattere anche politico a livello europeo. Questi progetti qui non è che siano nati per volontà di qualcuno o per speculazioni assolutamente, ma che vengano dati da progetti di carattere nazionale ed internazionale. Io spero che la comunità europea non venga meno a queste cose qui, e mi spiego meglio. Abbiamo parlato dello zucchero e che siamo stati coinvolti in questa situazione negativa e che le grandi produzioni di zucchero sono state spostate fuori dall'Europa o addirittura a livello mondiale. E quindi mancanza di quello che è imprenditorialità, di quello che sono investimenti, di quelli che sono posti di lavoro e dicendo. Sì. Noi con questo vogliamo riaprire un discorso nuovo in questo nel settore agricolo. C'è un'esigenza nuova e noi ci siamo messi a disposizione. Non vorremmo che queste cose qua, per volontà politiche o per scelte politiche che potrebbero venire avanti in futuro, venissero messe in discussione. Perché qui allora siamo sempre, a livello di mondo agricolo e di investimenti, bastonati da tutte le parti. Basti pensare al discorso lattiero-caseario. Abbiamo pagato le multe per quanto riguarda le quote lattiero-casearie, siamo arrivati a avere contenziosi notevoli a livello nazionale, a livello anche europeo, dove ci hanno imposto certe cose. Oggi, di un momento all'altro, hanno tolto il discorso delle quote, quindi c'è il libero mercato. Allora, o ci mettiamo subito in un libero mercato, oppure dobbiamo preservare dal punto di vista agricolo queste opportunità estremamente importanti, perché altrimenti facciamo la politica di basso livello o addirittura la non politica agricola in questo caso. Abbiamo aperto due scenari. Il primo, così di carattere globale, e l'altro del latte, che magari dopo andremmo in seguito, se abbiamo anche un po' di tempo dalla trasmissione, se ci rimane un po' di tempo, magari andiamo ad accennare un qualcosa. Per quanto riguarda il problema dell'uso, dell'utilizzo delle derrate agricole, dei materiali per poter funzionare queste biomasse, abbiamo la componente dei cereali, in particolare il mais, quindi qui apriamo una riflessione a livello globale. Il mais che fondamentalmente viene utilizzato nelle biomasse in Italia o nella regione del Friuli, del Veneto, regione magari a noi limitrofe, è fondamentalmente un mais che viene dall'estero o è un mais che fondamentalmente viene dalle nostre produzioni magari di maggiore qualità? E se il mais che viene prodotto dalle nostre terre e sono soggette magari ad importanti tossine, come è successo l'anno scorso, l'agricoltore che è soggetto a queste tossine non può utilizzare questo mais, lo deve portare o in una discarica, lo deve trattare con costi ormai impossibili. La normativa lo obbliga o a, come dicevo prima, portarlo alla eliminazione delle tossine con costi impossibili, oppure portarlo in biomassa.
In questo caso l'agricoltore nella biomassa riceve anche un beneficio, perché poi la biomassa dà un piccolo contributo anche a questo agricoltore, quindi non ha un costo superiore, ma riesce a portare a casa un qualche cosa. Questo corrisponde al vero? Allora, devo dire questo facendo riferimento prima al dato che ho detto, che in Italia vengono utilizzati circa 250-300 mila ettari di produzione di cereali, e questo gran parte di mais, per i biogas, quindi per la lavorazione e quindi la trinciatura, la compressione, l'utilizzazione, diciamo, nei biogas. E questo è mais o cereali che sono prettamente nazionali o regionali o delle zone dove queste strutture per la produzione di biogas esistono. Anzi, dal punto di vista di economicità, bisogna che siano vicino a queste strutture qui, perché il discorso del trasporto comporta dei costi notevoli per il trasporto, e quindi la produzione è prettamente di carattere locale, di carattere nazionale, e certamente legata, diciamo, al territorio. L'aspetto che lei mi introduce, il discorso dei mais che erano attaccati gli scorsi anni da aflatossine, quindi fumolosine e via dicendo. E quindi il settore della filiera del biogas è stato una manna del cielo, perché ha avuto la possibilità di portare a questa filiera qui tutto questo mais qui, che altrimenti andava certamente trattato con costi enormi o addirittura buttato nelle discariche. Questa è la situazione reale di cui ci siamo trovati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. Quindi questa opportunità che viene data in questo settore. È chiaro che noi non possiamo fermarci come mondo agricolo soltanto a rilevare gli aspetti negativi, se queste situazioni di produzioni sono legate a aflatossine, dicendo, dobbiamo dare anche delle risposte innovative per questo settore, perché la produzione di mais, che sia per utilizzazione biogas che per utilizzazione animale, deve essere estremamente di qualità, e quindi per questo che dobbiamo lavorarci per i prossimi anni, pensando anche al ruolo, diciamo, degli OGM, in questo senso, che potrebbero dare una risposta certamente positiva sia dal punto di vista di quelle che sono le produzioni. Abbiamo dati che ci arrivano dagli Stati Uniti, da altri paesi del mondo, dove si può arrivare a produzioni da 800 a 1000 quintali di produzione di insilato ettaro, e quindi con produzioni buone, e quindi diminuzione dei costi. È quello che ci riguarda, in questo senso non si utilizzano fitofarmaci o veleni per quanto riguarda queste produzioni. Quindi si è dato all'Italia, almeno per la produzione del silo mais per l'uso dei biogas, la possibilità di avere questa opportunità estremamente importante. Questo sarebbe una grande innovazione, un grande risparmio sia in materiale di costi, sia per quanto riguarda l'ambiente che ci circonda, perché non meriterebbero di interventi con fitofarmaci, quindi con veleni, che vanno a creare dei grossi problemi ambientali a livello nazionale, a livello europeo e a livello mondiale. Ecco, qui si apre un altro scenario, che le biomasse, almeno nei nostri territori, tendono ad avere una filiera legata al territorio. Quindi abbiamo, solo per fare un esempio, solo per parlare dei trasporti di questo materiale, essendo la filiera corta, abbiamo sicuramente un
contributo importante a livello proprio di CO2, a livello di inquinamento, dei mezzi di trasporto, eccetera. La filiera corta significa anche la possibilità quindi di utilizzare i prodotti del nostro territorio, ma l'uso poi di quello che rimane, cioè quello che viene chiamato digestato dopo aver fatto tutto il processo, che viene poi riportato nei terreni in agricoltura. Dopo 40 anni di uso di concimazioni chimiche, i terreni con questo digestato che vantaggio possono avere? L'agricoltore che vantaggio può avere? L'ambiente ne trae un vantaggio? Una domanda estremamente interessante e importante in questo. Partiamo da una base che per far funzionare i biogas abbiamo bisogno del liquame e abbiamo bisogno anche del prodotto mais e quindi con tutto il processo che abbiamo spiegato prima. Queste due componenti del liquame tal quale e del silo mais che vanno in queste strutture che io non oserei dire industriali, sono nella filiera di carattere agricolo, anche se a livello politico considerano un fatto industriale la produzione di energia elettrica, ma vengono date secondo me da tutta un'esercitazione di carattere di lavoro di carattere agricolo. Dicevo questo, che queste due componenti danno la possibilità della produzione di metano che fa funzionare i motori per la produzione dell'energia elettrica e di componenti anche di acqua calda che servono sia nella tutto un discorso sociale, quindi per l'utilizzazione dell'acqua calda nelle piscine, per il riscaldamento delle strutture pubbliche nei comuni e via dicendo, o anche a livello di case civili, insomma, perché si può fare anche questo. E quindi c'è una situazione in evoluzione estremamente importante che si può utilizzare in questo senso. Da questo emerge un altro aspetto, quindi lavoro iniziale per quanto riguarda il liquame, per quanto riguarda la lavorazione del mais in tutta questa filiera. Cosa succede dopo di questo prodotto? È un prodotto estremamente buono dal punto di vista di concimazione. L'abbiamo provato, riprovato in questi anni qui, ripetutamente, sia in pieno campo per la concimazione del mais, per la concimazione dei cereali, ma per la concimazione anche delle piante arboree, dal vigneto, che con questa utilizzazione addirittura si può arrivare a 2-3 irrigazioni in meno, ammesso che ci siano 6-7 irrigazioni nel giro di una stagione. Nella piopicoltura, nel settore dell'orticoltura, per quanto riguarda anche l'utilizzazione del kiwi, nell'utilizzazione anche dell'asparago, come ha fatto più di qualche struttura di digestato in queste nostre zone qui, che utilizzano questo prodotto qui. E quindi è un capitale enorme che ritorna all'agricoltura successivamente, perché è una concimazione naturale, una concimazione che ridà al terreno quella struttura di carattere fisico, batteriologico, estremamente importante per le piante che dovranno al di sopra vegetare o annualmente o in maniera anche più lunga nel tempo, quali sono le piante arboree. Ecco, lei ha usato questo termine, la componente batteriologica. Una delle critiche che vengono fatte sull'uso del digestato che passa direttamente dall'impianto all'agricoltura, qualcuno sostiene che dovrebbe essere trattato ad una certa temperatura proprio per eliminare questa componente batterica. Lei invece
se non ho capito male dalla sua riflessione, dà a questa componente batterica un ruolo positivo. Estremamente positivo, non soltanto io, perché abbiamo fatto esperienze nella nostra filiera in questo senso, ma anche responsabili di settori estremamente importanti, quale il settore lattiero-caseario, responsabile presidente del Grana Padano, recentemente ha dato delle indicazioni dicendo che addirittura lui non soltanto lo usa come produzione, diciamo, delle colture dove ha la sua azienda agricola per il Grana Padano, ma addirittura è un ottimo amendante perché ridò al terreno quelle proprietà organolettiche batteriologiche per questo settore qui. E non è vero niente, lo dicono esperti in materia, che crea dei problemi alla fermentazione lattiero-casearia. E sono veramente delle balle enormi, e noi vogliamo che queste cose vengano dette apertamente, perché non è peggior cosa per la nostra società quella di ignorare, quella di non sapere, quella di non voler sapere per qualcuno queste cose qua. È una linea che noi stiamo portando avanti, perché ci rendiamo conto, lavorando in giro come imprenditori agricoli, come imprenditori anche di questo settore qui, che la gente non riesce a capire quello che stiamo facendo per la società in senso generale. È chiaro che dovremmo avere queste opportunità come questa emittente ci dà in queste manifestazioni, in questi incontri qui, in queste discussioni qui, in queste valutazioni, in queste riflessioni, perché capisca queste cose qua, perché la miglior cosa per una condizione opportuna è quello di far capire e di capire alla gente che queste cose qua non sono né di speculazione né altro, ma sono per dare una risposta ambientale, di qualità della vita per quanto riguarda il discorso anche del futuro. Quindi quello che stanno dicendo qualcuno, e anche a livello politico certe cose, devono un po' istruirsi, devono capire che noi ci muoviamo per dare questo tipo di risposte importanti nel settore agricolo. Per voler fare un po' l'avvocato del diavolo, mi viene in mente una osservazione che viene fatta da più parti. Queste osservazioni pongono una questione di moralità. L'uso di derrate agricole non per l'alimentazione degli animali o delle persone, ma per il consumo di questi prodotti per produrre energia. In un rapporto di costi-benefici, queste osservazioni hanno senso? Non hanno senso queste osservazioni, perché l'aspetto che noi ci riguarda in questo senso è che non sono scelte che sono state fatte così perché c'era una speculazione da parte delle multinazionali che qualcuno dice, dicendo, ma bensì è per dare questo tipo di risposta politica per quanto riguarda il futuro. Va detto questo, che su questo versante qui noi dobbiamo dire un'altra cosa, che sono condizioni che sono state dettate da scelte internazionali. Io capisco che tra l'ONU oppure la FAO ci sono queste diciamo decisioni che sono diverse o diversificate, ma io credo che nel mondo facendo opportunamente scelte ben precise per quanto riguarda le produzioni riusciamo a dare anche a 9 miliardi di persone fra 20 anni la possibilità di mangiare, anzi possiamo aumentare queste possibilità e riservare anche
per l'energia pulita, alternative, le possibilità di utilizzazione, non soltanto in Italia, ma all'etanolo negli Stati Uniti, alla benzina nel Brasile o da altre componenti, diciamo, di utilizzazione che viene fatta in altri paesi a livello mondiale. Qui si tratta di mettersi d'accordo e non di creare dei terrorismi, allarmismi, che non fanno altro che creare grande confusione, non chiarezza di intenti, non decisioni politiche serie e sagge in questo senso. Noi siamo disponibili a dare tutte le nostre indicazioni, le nostre opportunità perché si chiariscono queste cose, ma queste sono decisioni di carattere internazionale che noi ci siamo messi a disposizione per portarle avanti in un disegno strategico a livello nazionale e a livello mondiale. Per quanto riguarda il digestato, all'interno per esempio di un impianto a biomassa che magari utilizza le componenti anche così degli animali, per esempio le mucche da latte, l'uso quindi di questo biomassa, da una parte l'energia prodotta serve per essiccare quello che poi gli animali vanno a mangiare, questo percorso crea una condizione ottimale per quanto riguarda l'alimentazione, per esempio, delle vacche, delle mucche, perché vengono eliminati molti elementi di fermentazione di un prodotto che magari del fieno che viene lasciato nel processo naturale. L'uso poi del digestato all'interno di questa filiera, all'interno di questi territori, all'interno di questi terreni agricoli, danno la possibilità addirittura di poter arrivare a una doppia produzione nello stesso anno, andando anche a migliorare il pH del terreno. Questo non è anche una mano che viene data poi per l'alimentazione sia degli animali e sia degli uomini? Allora, per quanto attiene al discorso dell'utilizzazione dei biogas, hanno un'utilizzazione che può essere data, l'ho detto prima, mi ripeto, per l'acqua calda, per l'utilizzazione del calore, per l'essiccazione dei foraggi nelle aziende agricole, quindi qualità delle produzioni per il bestiame, quindi qualità del latte in questo senso. Quindi, questa utilizzazione è estremamente importante che viene data in questa opportunità. Io credo che l'utilizzazione anche del digestato per quanto riguarda il mondo agricolo vuol dire anche ritornare in quella che è la concimazione naturale, quelle che sono le concimazioni valide per mantenere quel capitale produttivo nella terra, quel capitale produttivo che certamente noi vogliamo mantenere, non vogliamo usurpare assolutamente, come qualcuno dice in questi ultimi tempi, perché noi vogliamo essere a servizio di un mondo migliore, di una qualità ambientale, di una qualità della vita, di una qualità anche di carattere alimentare. E ci batteremo su questo. E ringrazio queste opportunità che ci vengono date di parlare al pubblico, perché il pubblico deve capire anche i nostri sforzi che noi stiamo facendo per quanto riguarda questo. L'utilizzazione di queste cose qua nel processo anche agricolo vuol dire miglioramento di tutte quelle che sono le qualità produttive, le rotazioni e via dicendo, quindi estremamente importante, estremamente vitale per la redditività agricola, per la qualità anche di carattere ambientale. Abbiamo terminato questa trasmissione, ringraziamo Duilio Campagnolo, presidente di Futuragra, per averci dato alcuni elementi per incominciare a capire meglio questo percorso, che è un percorso, come abbiamo sentito dalla trasmissione, estremamente delicato, un percorso che riguarda diverse discipline scientifiche, si va dalla chimica, dalla fisica, alla politica agraria, all'alimentazione, eccetera, E le biotecnologie. le biotecnologie, eccetera. Quindi avremo bisogno di avervi ancora in questo studio
per poter proseguire proprio questa, la conoscenza di un settore così importante e che nello stesso tempo preoccupa non sempre a ragion veduta le nostre popolazioni. Vi ringrazio. Dal 27 giugno al 12 luglio ritorna a Cintello di Teglio Veneto la Sagra del Bisat. Sabato 27 alle 19 l'apertura dei festeggiamenti, chioschi e pesca di beneficenza. Alle 21 la serata danzante con Roger e la Voce del Sole. Durante la serata degustazione gratuita dell'anguilla di Comacchio. Domenica 28 alle 19 l'apertura dei chioschi e la pesca di beneficenza. Alle 21 la serata danzante con l'orchestra Gianni Baglioni. Dal 27 giugno al 12 luglio, Sagra del Bisat a Cintello di Teglio Veneto. Motta di Livenza, la figlia prediletta della Serenissima e l'associazione commercianti Viva Motta presentano Giovediamoci! Accendi i tuoi giovedì sera di giugno e luglio nella suggestiva location del centro storico liventino. Tra vetrine scintillanti, balli, canti, mostre e tradizioni, il tutto in una grande magia che solo una città d'arte come Motta di Livenza vi saprà regalare. Giovedì 25 gioca a mercato dei bambini, Ludo Bussola e l'intrattenimento con un basket e Taekwondo. Agenzia Samson, da 50 anni leader del mercato immobiliare dell'Opitergino Mottense e del Veneto Orientale. Uno staff di professionisti per soddisfare ogni vostra richiesta. Compravendita e affitti, case, terreni, appartamenti, capannoni e negozi. Progettazioni civili e industriali, pratiche catastali, successioni e tanto altro. L'agenzia Samson si trova a Motta di Livenza, ad Oderzo e ad Una Verde di Caorle. Agenzia Samson, sentirsi a casa propria. È tempo di cambiare con Eurotire, pneumatici e servizi. Affidati a un professionista, un'equipe giovane che ama il proprio lavoro e mette al tuo servizio la sua professionalità. Eurotire, vendita pneumatici delle migliori marche, montaggio, bilanciatura, convergenza, ammortizzatori a prezzi imbattibili. Prezzi imbattibili. Veniteci a trovare, da noi troverete i migliori pneumatici al miglior prezzo. Eurotire, in via Facinotti 15, a Fossalta di Porto Gruaro. Telefono 0421 244 317. Riprendiamo Politica 24 con Fabiano Barbisan del comune di Porto Gruaro, eletto al Consiglio regionale del Veneto nell'ultima tornata elettorale. Lo ringraziamo per la sua presenza perché ci dà la possibilità di parlare per il territorio del portoguarese e non solo, come vedremo nel proseguo delle riflessioni, in merito alla città metropolitana di Venezia, un tema estremamente importante ed attuale perché con il 1° gennaio del prossimo anno dovremmo partire con questo nuovo ente locale. La prima domanda che mi viene di farle è che questa legge dell'Erio mi sembra che parta soprattutto con una forte contraddizione per quanto riguarda la dimensione territoriale. Cerca una struttura nuova, quindi un ente locale nuovo come città metropolitana, con funzioni, obiettivi, eccetera, però in un territorio vecchio che sono quelle delle province. Le province che da una parte non si vogliono, dall'altra invece sembrano rinascere attraverso questo nuovo ente locale. Non le sembra che anche qua noi ci troviamo di fronte ad una contraddizione istituzionale e politica non indifferente? Infatti fa parte, diciamo, di quello che io ho pensato, ho messo già in discussione se non altro per il momento al nostro interno con qualche collega consigliere, proprio perché c'è una forte contraddizione. Ecco, scusa, lei è stato eletto nelle liste, ecco così? Sì, io sono eletto nella lista Zaia e è la mia prima esperienza politica, diciamo che dopo anni di lavoro e di dedizione all'azienda, all'impresa, ho creato un qualcosa, diciamo, che i figli mi contribuiscono a gestire e quindi mi dà una certa soddisfazione, anche perché integrare i figli nell'attività del padre è il sogno, immagino, di tanti, tutti, se non dire
i genitori. Io sono riuscito con questa attività a fare questo. Adesso mi dedico un po' alla politica, mi dedico un po' al territorio, ho deciso così di mettermi in gioco su pressione di un po' di amici, ma su una chiamata molto chiara che è stata quella del nostro presidente Luca Zaia. Cioè mi dice: Fabiano, dopo anni che hai collaborato con me, perché io ricordo sono stato suo collaboratore quando era assessore all'agricoltura della Regione Veneto, poi a Roma al Ministero quando ha fatto lui il Ministro dell'Agricoltura, e poi ho sempre continuato quando necessitava a dargli dei suggerimenti, diciamo, legati alla mia attività, all'attività agricola, all'attività migliorativa dell'agricoltura, nel senso industrializzarla, nel senso produrre beni per alimentazione umana, carne, ecco. Quindi ho sempre cercato di portarmi in questa linea. Adesso mi trovo qua a fare un'altra attività per me tutta nuova, ma un'attività che in qualche modo, chi mi conosce lo sa, ho sempre cercato con incontri, riunioni, tra amici, di parlare del territorio. Io sono sempre stato un campanilista collaudato, ormai un campanilista deciso, motivato dal fatto che in questo territorio ormai stiamo perdendo da anni e anni, stiamo sempre più perdendo delle nostre autonomie, delle necessità legate ai bisogni dei cittadini, degli uffici che in qualche modo ci venivano anche comodi come imprenditori per andare a appunto svolgere il nostro lavoro, e piano piano sono stati assorbiti da altre realtà, da altri paesi, da altre città vicine a noi, ma ci troviamo a essere svuotati. Non ultimo consorzio di bonifica che è andato a San Donà, l'ospedale che viene messo in discussione da ospedale unico sì, ospedale unico no, chiudiamo Portogruaro, ecco, si è discusso sull'ufficio delle entrate, delle imposte, si è discusso sulla polizia, cioè stiamo perdendo, a mio avviso, tutte quelle caratteristiche. Questo cosa vuol dire? Una cattiva politica di gestione del territorio, punto. Cerco di migliorare. Ecco, quindi il territorio del Portoguarese ha perso o potrebbe perdere tutta una serie di servizi alla comunità a favore gran parte di San Donà, e adesso si trova questo nuovo ente, questa città metropolitana, e quindi il punto decisionale si sposta da San Donà a Portoguaro a Venezia, e quindi questo per il nostro territorio potrebbe far emergere molte delle preoccupazioni. Per esempio, se noi immaginiamo, pensiamo alle ultime dichiarazioni del sindaco di Venezia, Brugnaro, già presidente della Confindustria veneziana, c'è quindi un uomo che su queste cose si muove all'interno di una certa logica, in un convegno di qualche giorno fa parlava della necessità della provincia di Venezia come territorio città metropolitana ampliarlo non solo a Padova e Treviso, ma addirittura ad alcune aree del Rovigo, della provincia di Belluno e addirittura ad alcune aree della provincia di Pordenone. Qua fa emergere una preoccupazione per quanto riguardano le aree marginali, che è quella anche di Portoguaro, come altre zone del Bellunese. Ecco, queste aree residue, qui non se ne è parlato però. Ma che cosa potrebbe succedere? Non è da vederla così, è da capire intanto come nasce la città metropolitana, come nasce la legge nei primi anni 90. Cioè, nasce la legge per migliorare, ed effettivamente può succedere, e poteva succedere, migliorare un servizio ai cittadini su un'area omogenea.
un'area omogenea legata, diciamo, a un territorio circoscritto ai comuni satelliti di Mestre e Venezia. Andiamo in un'area, non so, piantiamo per dire un compasso a Mestre, prendiamo 10 km, Oriago, Zellarino, arriviamo a Quarto d'Altino, dove praticamente i servizi maggiori, scuole, polizia urbana, vigili del fuoco, sanità e avanti con tutta una serie di servizi, possono essere in qualche modo integrati, avvicinati, avere dei risparmi e avere un servizio migliore. Ora, questa non è partita per vari motivi, anche qua inerenti ad una cattiva, a mio avviso, politica di territorio. Del Rio cosa ha fatto? Ha messo lì la legge che dice tutta la provincia di Venezia è città metropolitana. In effetti noi ci troviamo a questo punto che, cosa c'è ancora da dire? Beh, Consorzio Bonifica stesso, partito da San Michele, messo vicino con il Porto Gruarese, adesso col San Donatese, uniamolo ad altri consorzi di bonifica vicini a Venezia. Non ritengo una cosa giusta, perché poi si vanno a parlare di tariffe, si va a parlare di taglio sfalcio canali, di emergenza idrica per le piogge, cioè ogni territorio ha le sue necessità. Perché? Perché più alto o più basso sul livello del mare. Prendiamo per esempio un'altra cosa, trasporti pubblici. Venezia ha la CTV, noi abbiamo la TVO. Del San Donatese, unisce il Porto Gruarese, cosa facciamo? La uniamo? Economicamente stanno bene assieme? Io penso di no, i servizi sono migliori se la nostra azienda trasporti è nel nostro territorio. Parliamo di sanità, tutto quanto praticamente fa presagire che l'ASL 10 verrebbe in qualche modo assorbita e integrata dall'ASL 12. Cosa facciamo? Andiamo tutti quanti all'Angelo. I cittadini di Portogruaro è più vicino l'Angelo o vanno a Pordenone, vanno a San Vito? Cioè, poniamoci delle domande in questo senso, senza nulla togliere al fatto che appunto la bontà della sanità fa sì che un po' di chilometri in più si facciano. Però non dimentichiamo che abbiamo le nostre spiagge. Cioè la mole, la massa di turismo che muove Bibione, Caorle, e cioè il territorio, Lignano stesso, dove l'ospedale di Lattisana viene messo in discussione dalla regione Friuli, cosa ne sarebbe se non c'è un pronto soccorso, dove non c'è una cardiologia vicino, una attività di chirurgia vicino per i soccorsi? Cioè, ritengo, quindi da appunto, come ho detto, campanilista per il territorio, che queste cose vadano discusse, ridiscusse. Poi immaginiamo un altro aspetto. Si parla adesso della nuova legge elettorale dell'Italicum. Hanno creato praticamente 100 collegi elettorali su 60 milioni di persone, grosso modo sono 600.000 persone per collegio. Qua abbiamo che Venezia ne fa 850-900.000. La provincia, città metropolitana. Venezia. Treviso altrettanti, c'è un avanzo praticamente, tagliando da una, tagliando dall'altra, c'è un avanzo, e il Veneto orientale, cioè la nostra zona, verrebbe ad avere un collegio, diciamo, nostro, che comprenderà da Conegliano, quindi Oderzo, Motta di Rivenza, Cessalto, cioè comprenderà il territorio a noi del Trevigiano vicino. Quindi cosa succederà? Ci troveremo ad avere nella lista del collegio, ipoteticamente, candidati qua del territorio nostro, di Venezia. A sto punto per Venezia prendiamo anche la parte di Chioggia o Venezia o Mestre, e ci troveremo ad avere candidati di Valdobbiadene, che sono candidati legati alla provincia di Treviso. Capiamo che c'è una discrepanza, nel senso che votiamo quello di Treviso e votiamo quello di Venezia. Cioè, allora, se il collegio ha questo perimetro, questo territorio, possiamo pensare che
che diventi, come sarà, un'area omogenea per la rappresentanza politica, anche un'area omogenea per determinati servizi. Non oso parlare di nuova provincia perché le hanno abolite, però il sospetto è che la nuova centrale metropolitana messa nella provincia sia l'ennesimo carrozzone che a noi ci porta via praticamente dei servizi che sono utilissimi per i cittadini. Ecco, lei ha sollevato una questione estremamente importante. In qualsiasi paese del mondo l'elezione, i collegi corrispondono sempre a un livello istituzionale o a più livelli istituzionali senza spaccature di carattere verticale come in questo caso. Cioè, qua realmente pone un grande problema, perché potrebbero essere eletti in Parlamento dei deputati, non si sa che cosa succede al Senato, dei deputati che magari sono espressione della provincia di Treviso, quindi c'è il pericolo che il nostro territorio venga ancora di più dimenticato, sia a livello nazionale per quanto riguardano le dinamiche nazionali e sia a livello, diciamo, di città metropolitana per quanto riguardano le dinamiche veneziane. Beh, sì. Questo è il grande... Se ci troviamo come ci troveremo in un collegio che ha una sua omogeneità, diciamo, anche culturalmente vicina, non possiamo pensare che i servizi alla gente siano lontani da questo concetto. Cioè, il nostro ospedale, le nostre scuole, insomma, anch'io vivendo qua andavo a scuola, arrivavano amici, arrivavano giovani studenti quando eravamo alle superiori, da San Vito, da San Vito Tagliamento, San Donà, cioè un po' tutto Sesto Arreghena, San Donà, da tutto, ecco. Quindi ma voglio dire, anche dalle aree vicine, un po' friulane, un po' trevigiane, Motta di Livenza, venivano qua, sono rimasto vicino a degli amici che abitano tuttora, si sono fatti la loro vita a Motta di Livenza. Quindi io sono per cercare quindi di utilizzare un perimetro che abbia una sua cultura, una sua identità. Non sto parlando di dialetto o di fare separazione, ma una sua cultura netta, una sua identità, e cercare di migliorare i servizi all'interno di questa identità. Stiamo parlando di servizi primari, la sicurezza, la scuola, la sanità. Quindi questi sono i servizi che bisogna salvaguardare, almeno per il momento, per i nostri cittadini. Ecco, qualcuno chiama questa legge, e per noi del Portoguarese in particolare, un mostro giuridico. Questo della riforma elettorale ne è un esempio di questi giorni, possiamo dire, però un altro mostro giuridico lo possiamo pensare anche con l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana, perché questo comporterebbe la divisione del comune capoluogo in più comuni, con un provvedimento legislativo della regione il cambio del nome del comune, e quindi significa che il comune di Venezia capoluogo dovrebbe essere diviso in più comuni, quando nel 92 la città metropolitana di Venezia è stata inserita dal Parlamento come nuovo ente locale, proprio per evitare la divisione, la separazione tra Mestre e Venezia. Cioè, questa è una norma che rappresenta solo contraddizioni, se cominciamo piano piano ad andare ad affrontarlo. Sono perfettamente d'accordo, contraddizioni e spese in più, cioè burocrazia in più, ci troveremo un qualcosa che sicuramente non è un bene per la nostra popolazione, ma neanche per la popolazione di Mestre Venezia, neanche per questi, perché
in qualche modo dovranno ripartire, spartire, non so che termine usare, con appunto cittadini di altra vicini, con cittadini della stessa città metropolitana, ma che oggi sono altra realtà. Nell'area metropolitana, cioè quindi che corrisponde all'attuale provincia di Venezia, è incominciato un dibattito di riflessione, però nello stesso tempo fa preoccupare alcune affermazioni di alcuni sindaci, come ad esempio la Maria Rosa Pavanello, che ha affermato di non aver paura di perdere la propria identità territoriale. Il sindaco di Chioggia, per fare un altro esempio, dice si vincerà la nuova sfida identitaria all'interno della città metropolitana. E il portoguarese, che fa parte della diocesi Concordia-Pordenone, è una forte identità di cultura religiosa, antropologica, eccetera, che dura da 1600 anni. Cioè, mi diventa difficile capire come si possa parlare di stessa identità con il comune, con la frazione da dove lei viene, Lugugnana di Portoguaro, che si parla il friulano, con Sottomarina, che parlano il chioggiotto. Sì, direttore, io oso anche dire un'altra cosa, il mio. Io sono un cittadino d'Europa, nel senso che ho corso, ho lavorato, ho collaborato, ho creato attività, mi sono, costruito le ossa dalla Spagna, Francia, Polonia e per finire Romania, Bulgaria, quindi paesi dell'est. Quindi non è che sia proprio uno il paesan, l'uomo di campagna che sta qua a parlarne. Però ricordo solo brevemente un fatto. Noi siamo da Portogruaro, portogruarese. Il portogruarese 20 anni fa, l'allora sindaco Giovanni Forte ha avuto così la bella pensata giusta e ha creato il Covenor, dove praticamente univa i servizi di raccolta rifiuti e da tutto un sistema che era sparso nel territorio, piccoli comuni, grandi comuni, sono stati uniti. Gli 11 comuni del territorio si sono associati. Poi abbiamo avuto, l'onorevole quella volta Lucio Strumendo, che dalla provincia di Venezia è riuscito a portare a casa i fondi, sono state costruite le scuole Litis e Luzzato, perché a Portogruaro non sono state fatte a Gruaro, a Teglio Veneto, piuttosto che a Fossalta di Portogruaro, a Concordia, sono state fatte a Portogruaro. Portogruaro è in qualche modo era riconosciuta come il punto di aggregazione di servizi per tutto il territorio, comprese le spiagge di Bibione e di Caorle. Vigili del fuoco, tenenza della Guardia di Finanza, comando di carabinieri, la polizia stradale, il commissariato, c'era la pretura, e andiamo avanti, l'ufficio delle entrate, gli uffici dei sindacati, tutto un insieme di servizi che piano piano si erano creati a Portogruaro. Ecco, da 20 anni a questa parte pian piano si è smontato tutto. Io dico perché non possiamo parlare solo della non bontà, non voglia dei cittadini, ma una cattiva gestione dei nostri amministratori pubblici, forse un po' leggeri, un po' incapaci, un po', e si è persa questa caratteristica, cioè l'area più importante dal profilo industriale è a San Stino di Livenza o è a Portogruaro oggi? Ecco, pensiamoci, no? Servizi, pronto soccorso, è meglio farsi un taglio, che so, a Caorle o a Bibione,
e andare al pronto soccorso delle spiagge o andare al pronto soccorso di Porto Gularo. Qualcuno dice meglio andare al pronto soccorso, sono più veloci, più pratici. Allora io vorrei creare una sensibilità e riportare a Porto Gularo quella centralità che gli spetta per natura. C'era anche la diocesi Concordia, il vescovo abitava a Porto Gularo, diocesi di Concordia a Pordenone, ma era a Concordia, poi è andata a Pordenone, come ricordava qualche attimo fa. Io sono quindi per battermi, ove mi sarà possibile, per ridare un'identità a questo nostro territorio proprio a partire dai servizi. Faccio un altro esempio. Siamo cresciuti come ragazzi, sì, perché abbiamo i licei e non abbiamo le sedi idonee, cioè vanno a spasso per i portici di Porto Gularo per andare in cerca di aule. La palestra è ancora in Mecchia come ai nostri tempi. Ecco, quindi c'è tutta una serie di, a mio avviso, di situazioni da poter sistemare per ridare questa identità. E qua si crea, ma noi siamo, qualcuno ha osato mettermi un cappello da barbaro in campagna elettorale, no? Questi qua sono degli incapaci proprio da tutti i punti di vista. Parlano di cultura, nel senso lato sono i paladini della cultura. Sì, la cultura, è stato creato un bel teatro in Russolo, bene, è stato creato, il quale ha i problemi economici per la... perché è stato fatto, quindi c'è un mutuo da pagare, c'è un finanziamento che serve. Piccolo dettaglio, è in rosso, è in perdita anche la gestione. Cioè, capiamo che in qualche modo chi va a teatro va riprogrammato il sistema, quindi spettacolo, chi è l'attore, l'artista che fa lo spettacolo, richiamo della gente che si paga il biglietto. Bisogna che siamo seri, perché non possiamo pensare che aumentiamo le tasse per pagare sempre le spese di qualcuno al quale piace andare a teatro. Non è per chiudere il teatro, è per migliorare il servizio. Parliamo di altre cose. L'attività nell'area l'Interporto. Interporto, se togliamo il gruppo Marocchi, il gruppo Lausa Marocchi, l'Interporto ha ben poco più da lavorare. Altra area è stata occupata dalla San Marco Gas e punto. Quindi non sono stati fatti... Se parliamo della Pirelli Re? Sì, non sono stati fatte delle ricerche imprenditorialmente utili, idonee, prima di sviluppare queste aree, per svilupparle e dargli un ritorno. Una cosa semplicissima, lei aveva accennato alla grande esperienza del Covenor, il quale era nato come un momento istituzionale per rispondere alla nascita della nuova provincia di Pordenone nel 69 e a Venezia, quindi doveva essere un territorio concentrare dei servizi per essere equidistante, proprio per un concetto di autonomia, ecco, del portoguarese. Quello che ormai siamo arrivati alla fine, sicuramente dobbiamo risentirci, ritrovarci, perché questo è stato intanto un inizio, ecco, di questa nuova esperienza che lei ha, anche perché c'è un dato molto importante, c'è un'omogeneità politica che va dal Comune di Porto Gularo alla città metropolitana, alla regione. Questo territorio non può perdere questo treno, mi pare sia importante. Noi abbiamo purtroppo terminato, i minuti sembrano sempre tanti, invece purtroppo finiscono. Ringraziamo i telespettatori, ringraziamo il presente e nuovo consigliere regionale. Tra qualche giorno avremo anche i ruoli. Ecco, i ruoli e anche il consigliere anziano, quindi sarà quello che presiede l'assemblea regionale alla prima riunione.
un bocca al lupo. Speriamo che la prossima volta lei ritorni a Portoguaro con un'importante carica, in modo che possiamo eventualmente fare interessanti confronti. Ci vediamo subito dopo la pubblicità, che prosegue la riflessione su un altro settore con un altro ospite, e parleremo soprattutto di agricoltura, che forse era magari il suo settore, ma sarà per la prossima volta. Buonasera, arrivederci.